Fermare la fuga di cervelli aprendo spazi in cui la creatività sia valorizzata. Nasce con questo intento Talent Garden, un giardino in cui il talento viene aiutato a maturare in un ambiente che mette insieme giovani digitali e investitori. Nel cuore di Ostiense nasce il più grande campus Talent Garden d'Italia. All'inaugurazione molti rappresentanti delle istituzioni. È evidente che questo è il futuro, probabilmente non solo dell'innovazione ma anche dell'industria e dell'impresa. Perché? Perché a livello globale vediamo che questi esperimenti di sinergie e contaminazioni, a volte anche improbabili, in realtà hanno poi un riscontro nella realtà molto importante. Quindi noi siamo assolutamente contenti che a Roma sia stato creato nuovamente un altro spazio come questo. Noi come istituzioni non dobbiamo dare solo pacche sulle spalle e dire bravi e lasciare sole queste esperienze, ma aiutarle a costruire un ecosistema. Il Lazio e Roma io credo che siano e abbiano tutte le condizioni per essere questo ecosistema. Noi non guardiamo solo le competenze, noi guardiamo anche l'attitudine per esempio al cambiamento e guardiamo anche la capacità di lavorare in team. Quindi è vero che se non si inizia a lavorare non si ha esperienza, però ci sono altre due caratteristiche molto importanti per lavorare nell'innovazione, che sono appunto l'attitudine al cambiamento, la curiosità e la capacità di lavorare in team. Le competenze arrivano. Qui l'Università Roma 3 è partner e permetterà ai suoi studenti di seguire dei corsi. Allora, qua si impara a lavorare intanto di gruppo. È uno spazio dove le realtà emergenti possono collaborare e contaminarsi positivamente. E poi ci sono anche dei corsi, alcuni dei quali, oltre che essere gratuiti, sono anche scontati per gli studenti di Roma 3, corsi sulle tecnologie emergenti. Questo luogo vuole essere il luogo dell'innovazione a Roma, un luogo che ospita 300 innovatori digitali, professionisti che si occupano tra start-up, liberi professionisti e agenzie di fare e sviluppare innovazione sul territorio, ma anche grandi imprese che vengono qua ad aprirsi, a cercare innovazione all'esterno, ma soprattutto ragazze che vengono qua a formarsi sulle professioni del futuro. La sfida è mettere questo tutto insieme per raccontare una Roma diversa. E se finora le start-up non sono diventate una realtà economica di primo piano nel nostro paese, lo si deve anche alla poca attenzione degli investitori. Adesso sono tutti concordi nell'affermare che la creatività può e deve diventare il cardine su cui costruire una nuova economia.